La parola quotidiana di Dio. Non appena Dio diventa vita dentro le persone, esse diventano incapaci di lasciarlo. Non è questo un atto di Dio? Non c'è testimonianza più grande. Dio ha operato fino a un certo punto. Egli ha detto alle persone di servire, di essere castigati o di morire. Ed essi non si sono tirati indietro, il che dimostra che sono stati conquistati da Dio. Le persone che posseggono la verità sono coloro che nelle loro esperienze reali restano salde nella loro testimonianza, nella loro posizione, dalla parte di Dio, senza mai tirarsi indietro, e che possono avere un rapporto normale con le persone che amano Dio, le quali, quando qualcosa accade loro, sono in grado di obbedire completamente a Dio e di obbedirgli fino alla morte. La tua pratica e le rivelazioni nella vita reale sono la testimonianza di Dio, sono il vivere dell'uomo e la testimonianza di Dio, e questo è godere realmente dell'amore di Dio. Quando fatto esperienza fino a questo punto, l'effetto dovuto sarà stato raggiunto. Sei in possesso della vita vera e ogni tua azione è considerata con ammirazione da altri. Il tuo aspetto è ordinario, ma vivi una vita di estrema devozione e quando condividi le parole di Dio sei guidato e illuminato da Lui. Sei in grado di esprimere la volontà di Dio attraverso le tue parole, condividere la realtà e comprendi di più cosa significhi servire nello Spirito. Sei schietto nel parlare, onesto e retto, non sei polemico ma modesto, in grado di obbedire alle disposizioni di Dio e rimani saldo nella tua testimonianza quando ti succede qualcosa, calmo e composto qualunque cosa tu debba affrontare. Questo tipo di persona ha realmente visto l'amore di Dio. Alcune persone sono ancora giovani, ma agiscono come adulti. Sono mature, in possesso della verità e ammirate da altri. E queste sono le persone che hanno la testimonianza e sono la manifestazione di Dio. Vale a dire, quando avranno fatto esperienza fino a un certo livello, interiormente avranno una profonda comprensione di Dio e così anche la loro indole esteriore si stabilizzerà. Molte persone non mettono la verità in pratica e non restano salde nella loro testimonianza. In queste persone non c'è amore di Dio o testimonianza di Dio e queste sono le persone più detestate da Dio. Mangiano e bevono le parole di Dio, ma ciò che esprimono è Satana e permettono a Satana di denigrare le parole di Dio. In persone come queste non vi è alcun segno dell'amore di Dio. Tutto ciò che essi esprimono è di Satana. Se il tuo cuore è sempre in pace davanti a Dio e poni sempre attenzione alle persone e alle cose intorno a te, e a ciò che sta succedendo intorno a te, e se sei consapevole del fardello di Dio e hai sempre un cuore che teme Dio, allora Dio ti illuminerà spesso interiormente. Nella Chiesa ci sono persone che sono supervisori, guardano in particolare i difetti degli altri e poi li imitano e li emulano. Sono incapaci di distinguersi dagli altri. Non odiano il peccato e non detestano o si sentono disgustati dalle cose di Satana. Queste persone sono piene di cose di Satana e alla fine saranno del tutto abbandonate da Dio. Il tuo cuore dovrebbe essere sempre riverente dinanzi a Dio. Dovresti essere moderato nelle tue parole e azioni e mai desiderare di opporti o di irritare Dio. Non dovresti mai permettere che l'opera di Dio in te sia stata inutile
o permettere che tutte le difficoltà che hai sopportato o tutto ciò che hai messo in pratica non approdino a niente. Devi essere disposto a impegnarti di più e ad amare di più Dio lungo il cammino che ti attende. Queste sono le persone che hanno una visione come loro fondamento. Queste sono le persone che cercano di migliorare.